io vengo dai Castelli, zona famosa per la parcheggia e quelle per il traffico. Soprattutto per arrivare davanti, insomma, così di muovere, non è più qua, sono parecchi. Quindi scusate, Marco, ho scritto già, perché mi piace se sbaglio solo il libro, e quindi niente, cioè sopravvissuti, tutti qui a posto. Grazie per la presenza, insomma. E niente, insomma, siamo qui un po' per discutere di questo libro che cominciamo a scrivere con Antonella, cioè un anno e mezzo fa circa, andare a Antonella e dissi perché Antonella non facciamo un libro su sta cosa? Perché lei era stata una dei primi noi facevamo un primo articolo nel 2014, tentativamente fece un gran successo negli Stati Uniti soprattutto, e lei fece un articolo, non ci conoscevamo ancora, fece un articolo molto interessante che aveva trovato la candidatura giusta. Da lì cominciamo a chiacchierare un pochino, prima in chat poi siamo diventati abbastanza amici, spero che Cristiano non sia geloso. E quindi alla fine insomma siamo arrivati all'idea del progetto di scrivere questo libro. In qualche modo era l'idea proprio di rendere, di passare una narrazione su questi fenomeni. Poi arrivò, sempre nel novembre di quell'anno, arrivò una email dalle scienze, da Spatata, da Giovanni. Dicevano, ma perché non fate un... perché diceva, perché non facciamo qualcosa su un pezzo, su queste cose qui? L'abbiamo fatto sulle scienze, abbiamo scritto questo pezzo che Marco poi ha promosso, e è stata una gran soddisfazione italiana, penso, perché Scientific American a febbraio tradurrà l'articolo pubblicato sulle scienze. E già l'hanno seguita sia la parte francese, la sorella francese delle scienze, che la parte spagnola. E ovviamente quando si trattava di scrivere la promozione del libro, mi sono sentito quasi onorato di chiederlo a Marco nella speranza di ricevere un esito positivo, e scritto con forse la parte più bella del libro attualmente. Quindi lascerei a lui insomma la parola. Ma mi faccia il favore, sì. No, dunque, sono Marco Cattaneo, faccio il direttore delle scienze, come lui ha già detto, però in realtà io ho scritto una piccola introduzione perché questi sconsiderati mi hanno chiesto di farlo. Il lavoro meraviglioso è il lavoro di ricerca che c'è dietro questa cosa, perché va a scandagliare in quelli che sono, come dire, prima di tutto i luoghi più frequentati della socialità di oggi, no? Questi social network, tuttora per quanto mi riguarda misteriosi, e allo stesso tempo a scandagliare quelle che sono le nostre interazioni all'interno di quel mondo lì, perché le nostre interazioni sono tutto fuorché neutre. E adesso andiamo un pochino a vedere come sono. Io prima per te però avrei una domanda provocatoria, Walter, perché io un po' questo fuori dai social network per ragioni, per problemi personali e questioni familiari. Scusa, ho una domanda, ma in questi giorni hanno finito di darsi reciprocamente dei fascisti, quelli che hanno votato sì e quelli che hanno votato no al referendum, o continuano? Perché io lunedì ho visto che ognuno dava il fascista all'altro con una violenza verbale, spesso e volentieri, completamente ingiustificata. Non accettiamo più che ci sia un'opinione diversa dalla nostra, e allora forse partiamo dai tuoi lavori in questo senso per raccontare il perché. Beh sì, diciamo che la dinamica su Facebook, insomma, penso, quanti di voi hanno un account Facebook? Prima di tutto? Ecco, In Italia siamo sui 20 milioni più o meno, almeno così dice Facebook, e fondamentalmente fa parte della nostra vita sociale. E per quanto c'è chi fa sociologia e dice che è una cosa già conosciuta, una cosa che già si vede, ma chi fa sociologia non ha fatto fisica e non conosce la legge di scala, l'effetto scala, ovvero l'effetto di propagazione e amplificazione enorme che fa cambiare la dinamica proprio, vera e propria, non siamo più di fronte alla dinamica del bar. Che succede su Facebook? I nostri studi, insomma, diciamo in maniera molto sintetica, noi che cosa abbiamo dimostrato? Io con il mio gruppo, non sono stato soltanto io che ho fatto lo studio, ma c'è stata tutta un entourage di persone che ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo della cosa, tra cui Fabiana Zollo, Michela Del Vicario, Alessandro Pessi all'inizio, e poi Antonio Scala, che pure è stato fenomenale, ci ha accompagnato per tutto quanto il processo e continueremo insieme. Che cosa c'è? Che cosa succede? Su internet abbiamo accesso a una vastità enorme di informazioni. Finiamo per trovare quella che in qualche modo si avvicina di più a quello che vogliamo, che ci piace, per lui ci piace essere vero, finiamo per incontrare gente che la pensa come noi, e finché rimaniamo lì si crea il fenomeno delle echo chamber, comunità di casse di risonanza, e lì dentro finiamo per rinforzare soltanto la nostra visione, ignoriamo qualunque voce a contrasto, tranne alcuni casi, insomma, non è proprio
netta, come storia, statisticamente, il pattern è statistico, quindi nella maggioranza dei casi statisticamente si tende a focalizzarsi su determinati per uccidere non altri e si finisce per litigare. L'esempio del referendum, il referendum era o col sì o col no. Mi appoggio sui social non per cambiare idea, ma per manifestare la mia opinione, anche attaccando gli altri. Infatti poi c'era stata fatta la domanda da alcuni, diciamo, le informazioni false nel referendum che ruolo hanno avuto e soprattutto qual è stata la narrazione, quale delle due, quindi il sì o il no, che ha maggiormente fruito delle informazioni false, che ha interagito con le informazioni false. Noi abbiamo trovato che un 20% di interazione sul totale complessivo era fatto con informazioni false, quindi insomma, è la quantità, e entrambe le parti erano focalizzate, perché più il discorso diventa aspro, più diventa emotivamente guidato, più siamo vicini a dare dell'altro, ad attaccare gli altri, più la polarizzazione crea quel fenomeno per cui il confirmation bias, cioè il pregiudizio di conferma, quel uso pretestuoso dell'informazione, prende anche informazioni false. Questo è un po' il processo. Partiamo a monte, no? Torniamo un attimo indietro. Nella prefazione mi autocito, quelle cose che non si fanno mai, è una cosa schifosa, lo so, però si fa, perché nella prefazione all'inizio scrivo una cosa che è successa più o meno un anno fa, 18 dicembre del 2015. Caitlin Dewey, una columnist del Washington Post, annunciava che chiudeva la sua rubrica. Ora, la sua rubrica si intitolava What Was Fake? Che cosa era falso questa settimana su internet? Tutte le settimane sbugiardava due o tre bufale ricorrenti che diventavano regolarmente virali attraverso determinati gruppi in rete. E sono poi questi che voi siete andati a studiare sostanzialmente, cioè i gruppi che si aggregano intorno a notizie false, perché poi siamo arrivati alla definizione di questa post-truth society, la società della post-verità. La verità non conta più niente nel formarsi di opinioni, conta molto di più la conferma del proprio pregiudizio, la conferma della propria idea preconcetta, tutto sommato. No? Quello che vorrei che fosse, allora diventa immediatamente vero, a prescindere dal fatto che lo sia o meno. È così in tantissimi campi, soprattutto poi, come siete andati a vedere voi, in casi che sono vicini alla scienza, nelle pseudoscienze, eccetera, eccetera. Ecco, allora, per arrivare a chiudere la sua rubrica su Washington Post, Caitlin Dewey raccontava che aveva fatto due chiacchiere con un giovane ricercatore italiano, si chiamava Walter Quattrociocchi, aveva letto i suoi lavori e si era resa conto che le bufale che lei sbugiardava in rete tutte le settimane sbugiardava a beneficio di gente che già non ci avrebbe creduto. Non a beneficio di quelli che avevano abboccato allo schema Ponzi, no? Schema classico da truffatore di una notizia falsa, perché in realtà quelli andando a ricercare determinate cose su Google o nei social network o comunque nel gruppo di appartenenza, perché poi la psicologia sociale parla di quello, no? Appartenenza al gruppo come conferma delle proprie convinzioni, e nessuno o quasi nessuno di quelli che avrebbero abboccato avrebbero finito per leggere quello che era il suo racconto, per cui alla fine si sarebbero rafforzati quelli che avrebbero detto guarda che imbecilli questi che credono a ste cose, ma in realtà, cioè, sempre più considerandosi a quel punto superiori, no? Moralmente, intellettualmente superiori, perché noi siamo quelli che non credono alle scemenze, e dall'altra parte sarebbe comunque rimasto del tutto ignorato quel primo gruppo che era quello invece che alla bufala avrebbe creduto. Come avete studiato la misinformation, la disinformazione e bufale dalle scie chimiche ai siti antivaccinisti, a queste cose qui, e poi raccontaci anche come si aggregano realmente queste realtà. Io bevo. Vai, bravo, fai benissimo. Come funziona? Che cosa abbiamo studiato? Noi come gruppo non abbiamo umanisti, abbiamo questa peculiarità, non c'è un umanista all'interno, sono soltanto matematici, fisici, informatici, e ci interfacciamo con gli umanisti soltanto per la parte del question framing, cioè quello per la definizione delle domande di ricerca. Poi ci mettiamo lì, vediamo con i dati che cosa possiamo riuscire a tirar fuori e che cosa abbiamo fatto. Abbiamo messo su un setting sperimentale che era senza precedenti. L'abbiamo, cioè nel senso adesso ce n'è uno che l'ha superato, che è sempre nostro di lavoro, sulla quantità di persone osservate. Il primo esperimento era su 2 milioni di persone in Italia, abbiamo preso tutte le fonti di informazione complottiste, con i 3 mesi a fare censing per tutte le fonti che c'erano,
sempre con l'aiuto di vari siti di debunking, tipo può fare un tanto anch'io, può fare molto net, che ci hanno aiutato a costruire l'Atlas. Dall'altra abbiamo costruito tutti i siti di informazione scientifica e abbiamo cominciato a vedere un po' come gli utenti interagissero con i post di queste pagine su un time span di 4 anni di esperimento. E poi alla fine, dopo aver visto caratterizzato come questi interagivano con gli utenti, con le informazioni, siamo andati a vedere come rispondevano a un set di informazioni completamente fasulle. Fasulle troll, cioè fatte da dei gruppi troll che si divertivano a prendere in giro le persone. Non come Hermes Maiolica che fa queste cose così eclatanti, giusto? Cioè, diciamo che dietro c'è pure un po' lo spirito di provocazione. Invece c'era uno spirito, diciamo, di presa in giro locale e rimaneva molto nell'anonimato, insomma. C'era Tino Ballerini, che è quello che ha fatto il senatore Cirenga, che ormai è diventato famoso. Lui fa il cappellaio a Firenze, non si sogna di andare in televisione. Ci sono altri, insomma, che fanno parte dell'entrata. Pian piano abbiamo tirato su una serie, hanno tirato su, perché io ho contribuito in parte, hanno tirato su una serie di informazioni fasulle con dei lati abbastanza eclatanti, tipo le scie chimiche, che cosa c'è nelle scie chimiche, un po' di tutto, pure il Viagra, compreso il Viagra. E all'inizio c'erano pure quelli di bufale.net e bufala.putac che venivano da noi e dicevano: ah, ma questa cosa è una bufala. E sì, chiamo l'esperimento, lo sappiamo anche noi, lo sappiamo, con Agus Quantica, che era questo personaggio guru che in qualche modo diceva: ah, ma il dubbio, perché in qualche modo cercavamo di indurre il dubbio all'interno della polarizzazione. Quando ci sono due persone che litigano, no, metti in dubbio quello che leggi, no? Cioè, cerca di in qualche modo lanciare a fornire l'anticorpo. E Agus Quantica era, non l'ho abbandonato purtroppo, però era un bel personaggio, andrebbe riesumato. E Agus, poi nessuno se ne rendeva conto che Agus è super al contrario. E c'era un po' questo processo, diciamo, di presa in giro, di pazza, un po' il dadaismo, diciamo, il surrealismo diventava in qualche modo dirompente. Però questo ha costituito un setting sperimentale fantastico, perché ci ha permesso di misurare come persone esposte a fonti di informazioni non verificate, non diciamo non vere, appunto fisica, non verificate, non difficilmente verificabili, come rispondevano all'esposizione a informazioni che in qualche modo prendevano gli stessi argomenti della narrazione a cui erano esposti, le scie chimiche, curarsi con la cura della nonna e cose varie, ma con elementi palesemente falsi, tipo curare la congiuntivite col limone o la dermatite col limone. 37.000 condivisioni, è stato ripreso. 37.000 col limone. 37.000 condivisioni. Dolorosissimo. Dolorosissimo. Ci sarà qualcuno cui piace, però. Il masochismo è una cosa. E quindi che cosa succede? Succede che troviamo che l'80%, 85% dell'interazione con questo tipo di informazione viene fatta da chi abitualmente fornisce fonti di informazioni non verificate. Primo elemento del confirmation bias, cioè acquisiamo l'informazione, basta che sia coerente con la narrativa, chi se ne frega di cosa c'è scritto dentro. E manca il controllo sperimentale in fisica si fa il controllo, no? O si fa. Cosa consiste il controllo sul confirmation bias? Vedete come reagiscono a informazioni che contrastano la narrazione, perché potrebbero prendere qualunque cosa. Se invece vi prendo una informazione che dice che le scie chimiche non esistono, quindi stesso argomento, ma in negazione, a correzione, in teoria l'ipotesi è che dovrebbero ignorarlo, e infatti così è. Di 55 milioni di utenti, il secondo esperimento negli Stati Uniti, 5.000 persone interagiscono con i post di debunking, quindi il primo risultato è che nessuno le guarda, che lì non è interessato, e di questi 5.000, gran parte, dopo l'interazione con il post di debunking, sono ancora più incazzati, cioè consumano ancora di più fonti di informazione complottista. Questo è quello che ha con Caitlin del Washington Post, diciamo, questa in qualche modo è stata la prova che diciamo, la sua attività in qualche modo andava ripensata. Questo non significa che il debunking non serve a nulla, non ho mai detto questo. Il debunking serve per chi è interessato al debunking, non ha effetto persuasivo. Quindi ci deve essere debunking. Se vogliamo in qualche modo diminuire la diffusione di informazioni false, dobbiamo lavorare su tutta un'altra sfera, che insomma vedremo più avanti. E abbiamo fatto adesso, ci hanno detto: vi siete concentrati su due narrazioni completamente opposte, science e conspiracy, scienza e complottismo, questo potrebbe essere un caso di, per tagliare la testa al toro, siamo andati in una versione ancora più generale, e poi insomma ci hanno preso a pasta. Abbiamo fatto uno studio su 376 milioni di utenti, 376 milioni, quindi il campione statistico solido, abbastanza rilevante. E quasi come quelli degli exit poll. E la qualche cosa abbiamo studiato in quel caso è come le persone interagiscono con i siti di informazione, vedete proprio, cioè tutte le news outlet, tutte le testate giornalistiche su scala mondiale,
e siamo andati a vedere che il pattern è dominante, cioè più sei attivo, più o meno sono le pagine che segui. Quindi c'è questa tendenza alla specializzazione, viene chiamata esposizione selettiva, e crea dei cluster stranissimi, crea un'anatomia della fruizione dei contenuti che è completamente differente da quella che invece hanno le pagine secondo la loro visione, legandosi, cioè, vengono fuori due strutture abbastanza interessanti. E insomma, cioè, Postal Society, Oxford Dictionary, effettivamente la comunicazione, come abbiamo visto tutti sui social, non va più per valore di verità, c'è uno scontro su qualcosa, no, ci sono narrative a contrasto, non esiste una narrazione che è in grado di contenere tutta la realtà, nemmeno quella scientifica, e lì ci si scanna tra TV. La formazione della tribù era uno degli elementi chiave. Io nel mio piccolo, dopo che abbiamo pubblicato il loro articolo, ho fatto un esperimentino molto piccolo su internet, veramente minuscolo, in cui da una parte era il periodo dell'altro referendum, quello che nessuno si ricorda più, le famose trivelle, e a un certo punto, avendo scritto un post sul mio blog che aveva creato già abbastanza caos e scatenato reazioni piuttosto contrastanti, allora a un certo punto ho avuto un moto di follia e ho progettato una cosina, per cui un giorno ho scritto vabbè, ma no questo, no quello, no quell'altro, no quello, no quello, no quello, no quello, alla fine se ci fosse vivo il mio bisnonno che è morto a 40 anni con 6 denti in bocca, eccetera, vi prenderete tutti quanti a calci in culo, voi, i vostri social network e anche i vostri voli low cost. L'ho messa bruttissima, l'ho messa pesante, volgare, ho fatto un post estremamente violento verbalmente, un post che nel giro di 2 ore ha raccolto migliaia di like, 1300 condivisioni, una cosa del genere, un seguito abbastanza nutrito da fare un pochino statistica, molto meno dei 376 milioni, però insomma arriviamo a 10.000 persone, per cui c'era un dischetto, e 400 commenti, di cui alcuni entusiasti che volevano farmi monumenti nelle pubbliche piazze, eccetera, eccetera, e altri che ovviamente invece dicevano sei impazzito, perché non è che uno è contro questo, allora deve essere contro tutto, ma come fai a mettere tutti insieme, eccetera, eccetera. Dopodiché io avevo già previsto che la sera, circa 7-8 ore dopo, ho messo un altro post in cui dicevo guardate che il mio bisnonno avrebbe preso a calci in culo anche quelli che dicono sì tutto in maniera critica, ovvero ogni cosa va sviscerata, elaborata e studiata per quella che è, vanno cercate le migliori ragioni possibili per un sì o per un no, e cercare di vedere razionalmente quali siano le cose più gravi. Questo secondo post, molto apprezzato da alcuni che già avevano avuto qualche dubbio sul primo, però ha avuto infinitamente meno condivisioni, meno like, perché era il post moderato. Allora, più urliamo, meglio funziona? Beh, sì, infatti c'era diciamo, una delle problematiche anche adesso, no, che siamo diciamo, on the wave, proprio sulla cresta dell'onda, il discorso delle fake news, Facebook e tutto. Qual è la soluzione? C'è chi sta parlando di fact-checking, si parla di fact-checking soltanto, cioè qual è la soluzione proposta da Google per risolvere il problema? Facciamo una lista di pagine che danno informazioni false e gli tagliamo i soldi. E dalla comunità europea, oggi pomeriggio, il problema è sì, ma la libera circolazione dei contenuti, la privacy, come facciamo? Facciamo le liste di proscrizione? Quindi c'è il santo ufficio praticamente che stiamo mettendo in atto, che non è proprio la soluzione migliore. A questo punto, infatti, noi adesso stiamo facendo un altro studio in quella direzione e stiamo cercando di capire come la polarizzazione infici sul tipo di informazioni che vengono diffuse, quindi sulle informazioni false. Cioè, più il clima è teso online, più in qualche modo è emotivamente teso, prendere quei topic che in qualche modo fanno parte, che tendono a rendere polarizzante la discussione, e vedere quante di quelle fittano, entrano nel processo di diffusione dell'informazione. E quindi ci ritroviamo di fronte al mostro che l'emotività, la polarizzazione, crea tutto questo processo per cui, con tanto dispiacere di chi sosteneva l'essere umano razionale, si ritrova di fronte a un'entità che si trova a scegliere, è stanca, spesso e volentieri arrabbiata, molto arrabbiata, cerca qualcuno con cui prendersela e innesca quello che viene chiamato, non me ne vogliono chi è credente, innescano quel pensiero religioso, che Bauer chiama pensiero quasi religioso, in cui tendiamo a sublimare le nostre ansie, le nostre paure,
in un oggetto specifico, in maniera tale che abbiamo qualcuno a cui dare la colpa, che quello aiuta, è un atto in qualche modo di rilassamento, un atto di abbassamento della tensione. La stessa cosa la fanno chi segue fedelmente le fonti di informazione scientifica. Una volta, un aneddoto che è abbastanza divertente, c'era Wired, che aveva pubblicato un'intervista a Walter Quattrociocchi. Su Walter Quattrociocchi dal suo account scrive un commento dicendo: ah vabbè, meglio voi che vi informate sulle fonti di informazione tipo CICA o le scienze. 3 minuti dopo arriva il commento di uno che dice: e Calla, hai mai studiato, hai letto l'articolo? L'intervista era a me. Quindi il processo, diciamo, in qualche modo c'è questa tendenza a identificarsi del contrasto. Ti do dello stupido, ti do dell'imbecille, così in qualche modo rendo più forte la mia autorità sul social. Lì è il casino, nel senso che bisogna intervenire su queste dinamiche di polarizzazione. Tu hai detto due cose che mi hanno fatto richiedere una biologa per dare appunti. Allora, una è quella del Sant'Uffizio, sì, in realtà il proibizionismo veniva in mente, no? Il proibizionismo non ha portato a eliminare il consumo di alcolici, non ha portato, anzi, ha portato in più anche il contrabbando e tutto quanto il resto, per cui forse proibire o comunque cercare di evitare di far circolare determinata informazione non è esattamente la migliore delle soluzioni. D'altra parte, uno degli esempi che hai fatto mi viene in mente nel momento in cui ci sono gli scontri tra comunità di gente che mangia. Ora, io non so se ci siano vegetariani, vegani, onnivori, carnivori, gente che fa la dieta paleolitica, ho conosciuto un paio anche di questi, ma non scherzo, non ridete. Ci sta la dieta paleolitica e conosco uno che si alza alle 3 del mattino per mangiare 4 etti di carne cruda. Ora, succede anche questo. Però, comunque, piaccia o non piaccia, ma ci sono queste comunità e io ho visto in realtà un accanimento tale, proprio pubblicando un articolo sulle scienze online, un giorno in cui scrivevamo qual è l'elevato consumo in termini di acqua e di cereali dovuto al consumo di carne bovina. C'è stato chi, davanti a, normalmente sulle scienze pubblichiamo cose peer review, anzi questa addirittura credo fosse una rassegna che raccontava gli ultimi studi su queste cose, e ce ne sono centinaia in questo senso, c'è stato chi ci ha criticati dicendo ormai siete diventati, come spero che nessuno, siete come gli animalari, che sarebbero gli animalisti, per cui essendo gente che difende e tutela gli animali, allora in realtà c'è questa contrapposizione, perché qui si sono formate delle formazioni talmente oltranziste, talmente estreme, per cui c'è il carnivoro che non tollera l'idea che allevare un bovino costi in termini di acqua e di cereali una quantità industriale di materiale, di materie prime, cosa che è sacrosanta, cioè fare abbastanza allevare un bovino per la macellazione in realtà costa tantissimo in termini di consumo del territorio e di consumo di risorse. Ma questa cosa qui non veniva accettata, per cui siamo immediatamente passati nella parte opposta, no? Il fatto di presentare delle ricerche che comunque hanno richiesto anni di studi, che hanno comunque avuto il filtro della peer review, comunque in questo caso non bastava. Però volevo arrivare a un'altra cosa. Allora, la Post-Truth Society, a parte che abbiamo il presidente eletto che racconta balle clamorose, per cui sappiamo che stiamo entrando in una fase abbastanza particolare, a gennaio forse vedremo qual è la post-verità reale del mondo di Donald Trump. Ma al di là di quello, negli Stati Uniti, ma cominciano ad esserci anche da noi, al di là dei, come dire, dei bufalari innocenti, ci sono quelli che sono convinti che esistano le scie chimiche, che ci sono queste erogazioni, però il Viagra non l'ho sentita, francamente. Però che ci siano queste erogazioni di cose per incoglionire la gente. Quelli convinti, insomma, ci sono quelli ancora convinti che abbiano un minimo fondamento le idee di Wakefield sui vaccini, per cui che abbia un minimo fondamento l'idea che ci sia una relazione tra i vaccini e l'autismo. Ce ne sono dozzine di queste cose. In realtà, secondo me, una buona parte di questi sono comunque, diciamo così, bufalari in buona fede, ovvero sia persone che vengono attratte da un convincimento. Adesso negli anni 50, anche se non c'erano i social network, non c'era internet, c'erano quelli dei UFO, no? E c'è uno dei, come dire, degli esempi più straordinari è
non si sono mai visti così pochi UFO come da quando abbiamo tutti quanti un oggetto in tasca per fotografarli. E se ci pensate è terrificante, cioè negli anni 60 e 70 ogni 2 per 3 arrivavano a fotografie di sti UFO, adesso non se ne vede più uno. È fantastica questa cosa, però il bufalo c'era già, convinto, genuinamente convinto che ci fossero extraterrestri che arrivavano, ci contattavano, facevano cose, vedevano gente, però il bufalo ingenuo c'era. Ora ci sono siti che costruiscono fake news apposta per raccogliere click e per fare denaro, e qui tutto il piano del concetto di informazione comincia a crollare. Parliamo di questi, perché in realtà quello che è convinto genuinamente di un'idea di slacca c'è sempre stato. Parliamo di quelli che costruiscono idee di slacca per fare soldi, perché è una cosa un pochino diversa. Sì, è pieno. Oltretutto hanno un ruolo fondamentale, soprattutto nei processi elettorali. Trump, c'è stato il caso della Macedonia, in cui praticamente dei ragazzi si sono messi lì, hanno approfittato del traffico, cioè Facebook, in qualche modo Google, con Google AdWords, ti permette di avere delle... in base ai click che ricevi sulla pagina ti dà un fee, un tot di pagamento. Quindi c'è la tendenza a stimolare con il sensazionalismo notizie del tipo Belen è stata vista con puntini, clicca qui, e ci abbiamo vari siti tipo Zezé o altre realtà, e in qualche modo la tendenza a rendere l'informazione non vera, chi se ne frega, l'importante è che attragga persone, l'importante è che attragga cioè in qualche modo siamo attratti dal macabro, siamo attratti da vari elementi, cioè da cose in contraddizione con la norma. E ci mettiamo quindi in un contesto in cui ci troviamo in un contesto in cui l'informazione, il traffico, la premialità che viene data all'informazione nel sistema internet, in qualche modo ha rotto completamente proprio tutti gli argini. Chi dice che il sistema giornalistico lo ristoriamo, lo rimettiamo a posto in qualche modo facendo fare fact-checking alle press room, cioè alle agenzie, si è perso un attimino i vari passaggi, la velocità con cui l'informazione passa, cioè un mare magnum di informazione. Abbiamo poca capacità di cogliere, nel senso, cioè noi abbiamo l'attenzione che dura tra gli 8 e i 12 secondi in media, e un articolo in genere è fatto per durare dai 2 ai 3 minuti, è scritto. Quindi prendiamo lì, leggiamo più o meno quello che ci interessa, e ovviamente c'è la parte emotiva, c'è il payoff emotivo, e quello ci porta a condividere. Vedi che cosa dicono questi? Questo inserito poi nel contesto delle cociambole, in cui sono particolarmente figo, se porto informazioni di prima scelta al mio gruppo, così mi daranno tanti like, crea un mostro sacro per cui cioè, l'informazione è proprio il valore di verità, cioè quello che c'è scritto dentro, non frega niente a nessuno. Questo è un po' il marketing genio. E c'è appunto un meccanismo per cui di rinforzo anche economico, adesso è diventato un mercato perché si sfrutta questa polarizzazione, questa tendenza emotiva, questa tendenza emotiva alla selezione delle informazioni per far soldi. E questo è un grosso problema. Faccio anche un'altra domanda in questo senso, prima di passare a un altro momento, perché poi viene male. Vorrei che parlassimo anche un pochino di quale può essere, a tuo modo di vedere, la strada per uscire. Al di là del fatto che tutto questo mi fa pensare a un fallimento epocale del sistema dell'educazione complessivo, parliamo dall'istruzione alla famiglia, perché in realtà non siamo riusciti in qualche modo in una buona quota della popolazione, una quota significativa della popolazione, peraltro una quota significativa di popolazione istruita, perché bene dirlo, gente che è andata a scuola, perché in realtà quello con la quinta elementare non ha 5 minuti di dubbio di far vaccinare il figlio, mentre invece quello con la laurea in architettura ha qualche bizzarra idea se la fa venire. Quindi perché comunque ritiene di avere gli strumenti per valutare da sé, a differenza di quello che con la quinta elementare se c'è da vaccinare si fa, si deve fare. Ma l'altra domanda è, io noto ogni tanto da noi, soprattutto da noi, perché in America hanno fatto e fanno spesso una riflessione sul significato dell'informazione, sul senso di informazione, sulle direzioni che vogliono prendere. Diciamo che cercano di avere almeno un piano A, se non proprio un piano B. Washington Post e New York Times hanno ripetutamente detto in questi ultimi anni che non gli interessa più arrivare primi sulla notizia, mentre da noi la corsa sulla notizia ad arrivare primi è ancora forsennata e folle. Ora, io ho sempre pensato che prima arrivi e comunque meno preciso sarai su quello che fai. Vedo colleghi che faticano
la morte per scrivere una cosa da un'agenzia in un quarto d'ora, l'agenzia è stata scritta in 5 minuti, l'agenzia di partenza era falsa e ci sono una mezza dozzina di testate nazionali che raccontano una vaccata, scusate il termine, ma raccontano una vaccata in tempo reale praticamente. Ora, il problema è, esistono i siti di fake news, siti che vogliono fare fake news, esistono siti genuinamente o ingenuamente di disinformazione. Nel momento in cui l'informazione mainstream si fa contagiare e prende una bufala dietro l'altra o un'informazione falsa dietro l'altra, che cosa succede? Questo è un argomento abbastanza complesso, si incastra in un sistema forse un pochino più grande. Prima cosa, le fonti di informazione vengono riconosciute come aderenti ad una narrazione, quindi ciò, le fonti di informazione, c'è il Fatto Quotidiano che è amato da alcuni e odiato da altri, c'è Repubblica che è amato da alcuni e odiato da altri, per cui qualunque informazione scrive Repubblica... Sono due gruppi diversi. Proprio per questo, però per i due gruppi diversi, quello che riporta il giornale a terzo fondamentalmente fa parte dell'immondizia informativa, questo è il primo elemento. Poi, questo è il primo, si incastra poi nel fatto che c'è effettivamente questa corsa a riportare le informazioni, tipo quello sulla soglia dei terremoti, che era stata data più bassa in maniera tale che non avevano rimbalzato. E lì si crea il tantam emotivo, parte, e non lo fermi più. Cioè, per quanto uno dica non è vero, è stata una... Viene sempre, perché ormai la notizia è partita, in qualche modo ha lasciato traccia su vari cervelli, mentre si diffondeva, l'idea rimane e quella cosa non la conti più. Quindi arrivare più tardi sull'informazione e magari fornirla in maniera accurata sicuramente è un primo passo, un primo servizio molto importante rispetto alla storia. Il problema è che pure chi fa giornalismo, quindi chi fa giornalismo soprattutto quello di informazione cronaca diretta, dovrebbe entrare nell'ottica che le dinamiche non sono più quelle di 10-15 anni fa in cui basta un'agenzia, una correzione per... Tu vai la smentita, la faccia la guarda. Per cui bisogna entrare proprio nell'ottica di ritornare ad un servizio di comunicazione che abbia molto a cuore l'emotività dell'utente, cioè devi sapere che ha a che fare con una narrazione emotiva e quello innesca i meccanismi in particolare. Proprio per questo noi in questi giorni stiamo cercando di lanciare l'osservatorio sui social. L'idea è quello di fare dare ai giornalisti, alle istituzioni, ai policy maker, a chiunque, gli strumenti quantitativi per capire qual è la percezione e dei topic che vengono fatti rispetto a come vengono riportate le informazioni, quindi una specie di sensing su quello che avviene nella fruizione dell'informazione, e in qualche modo ci dovrebbe dare qualche indicazione su quali sono gli argomenti polarizzanti e quindi quelli più soggetti a bufale. Questo mi sembra già un elemento interessante, insomma, ovvero sia andare a individuare quali sono i settori principali di tutto questo. Cioè, ci siamo, te lo chiedo già, cioè, hai già un'idea? Pure qui, piccola parentesi per contestualizzare la cosa. Ci stanno due scuole adesso nel mondo scientifico che dicono che dobbiamo fare automatic fact checking, cioè prendere l'informazione, processarla automaticamente e vedere se è vero o falso. Adesso. Con tutto il rispetto, cioè, però chi ha veramente studiato un po' di Gödel o ha fatto un po' di logica sa che questa è una cazzata reale, nel senso Gödel ti fa l'esempio, dice dimmi se questa frase è falsa, rinunciato, dire se questa frase è falsa o meno, cioè la dai a un computer, il computer dipende dalle assunzioni che fai, se parti dal fatto che l'enunciato è vero, allora l'informazione è falsa, se parti che l'enunciato è falso, allora l'informazione è vera. Per cui sei in dipendenza stretta dalla definizione che fai. Quindi esistono delle cose che non siamo in grado di dire se sono vere o false, neanche con la logica, ok? Neanche con la logica formale. Quindi in qualche modo questa è una strada che, per quanto sia bella e piena di buona volontà, dobbiamo arginare. Dall'altra c'è fare in qualche modo una mappatura delle tutte le fonti di informazioni false, ma io ho un po' di perplessità rispetto alla velocità in cui queste nascono, si spostano, cioè basta pochissimo per cambiare un IP e rialzare informaticamente è abbastanza difficile tenere traccia di tutto quanto questo. Quindi per cui la domanda era come il... Ho messo solo la sua domanda? Sarei coglionito. Mi sono scordato pure io, perché sto inserendo questo discorso. Qualcuno se la ricorda? Ma sì,
Ecco, quali sono gli argomenti, secondo te, cioè, ancora con l'osservatorio va stabilito, però quali sono secondo te gli argomenti sui quali, quelli più sensibili in questo senso? Abbiamo parlato di alcune questioni scientifiche, sì, pseudoscientifiche fondamentali. Noi abbiamo fatto un'analisi in politica, vorrei dire. Noi abbiamo fatto un'analisi in questo senso, nel senso c'è un paper trend of narratives, cioè il trend delle narrazioni. E viene fuori che se uno fa un'analisi più o meno accurata su quello che viene discusso, troviamo che sono tutti gli argomenti che hanno a che fare con le paure delle persone. La geopolitica, la salute, l'economia, tutti gli argomenti che già Popper, quindi non parliamo di qualcosa di nuovo, Popper metteva in lista in open society e in semis, cioè quando la società è aperta e non ho un nemico specifico con cui prendermela, sono di fronte alla globalizzazione, quali sono gli effetti della globalizzazione che vedo? L'immigrazione, la crisi economica, e quindi tutto quello che in qualche modo affligge l'individuo, affligge e crea disagio. Per questo disagio innesco il pensiero religioso, quindi nel processo di trovare cause, tendo a semplificare molto, semplifico e me la prendo con la situazione economica, me la prendo con l'immigrato, me la prendo con lo Stato che non fa nulla per placare l'immigrazione, e quindi c'è con l'istituzione stessa, c'è la povera Presidente Boldrini, c'è anche l'hanno detto di tutti i colori, insomma, e lei è l'unica che si è preoccupata nell'ambito, diciamo, nell'ambito istituzionale di portare in luce, diciamo, questo argomento della misinformation, del hate speech, della violenza con cui si dibatte sui social. E ha fatto un discorso secondo me molto molto bello quando c'è stato. Esistono delle cose per cui però non possiamo cedere al relativismo, non possiamo cedere al relativismo, nel senso l'Italia è una repubblica antifascista, l'Italia è una repubblica antirazzista, discorsi che sono razzisti, discorsi che sono fascisti vanno tenuti fuori dai social perché sono fuori dalle leggi e dal sistema in qualche modo in cui queste vengono prese. Quindi in qualche modo siamo figli di una realtà con cui ci siamo confrontati, e per quanto sia il disagio, per quanto ci siano problemi nell'accettare la realtà, forse dovremmo cercare di armonizzare un pochino di più il dialogo con le persone, anche se mi rendo conto che con le faccende è abbastanza complicato, cioè se non andare a spiegare a qualcuno che l'immigrato che gli ha rubato, secondo lui, la casa popolare, comincia a diventare un po' difficile. E oltretutto per queste trasmissioni, insomma, cioè voglio dire, 24, quello che viene presentato, non aiutano. A me è stato un esempio, cioè, parlavo con mio zio fa camionista, insomma, cioè, non è passato a trovarlo, stava di fronte a questa trasmissione, dalla vostra parte, insomma, cioè, e lì lui era genuinamente incazzato, cioè, diceva, è possibile che veramente siamo in questa situazione? Meglio mandare sui grilli, lui tendenzialmente di natura non è neanche di destra, è proprio, forse per lui c'è il gusto di Mussolini dentro la cosa. Però diciamo che nella sua preoccupazione era genuina, cioè non c'è lavoro, non c'è nulla. Che speranza ci date? C'è una voglia di cambiamento. Quindi quali sono gli argomenti che vanno più forti sui social per quanto riguarda la misinformation? Tutti quelli che danno una spiegazione e permettono di sfogare questa rabbia attraverso il social e unisce le persone, fa la collante e crea un movimento di protesta. No, mi hai citato una trasmissione che non ho visto perché mi hanno oscurato quei canali lì dal 92. Sono cose che succedono, purtroppo non riesco proprio più a vederli. No, in realtà però hai tirato in ballo un fattore che secondo me è un fattore ancora centrale, cioè questo qui comunque resta un paese televisivo, drammaticamente televisivo, la gente sta davanti alla televisione. La gente con la doppia G, come si scrive ultimamente, no? La maggior parte degli italiani sta davanti alla televisione e spesso e volentieri la TV ha un potere di influenza pazzesco. Ora, a me viene in mente che su determinati argomenti mi torna in mente una cosa recente su cui ho avuto, come dire, un'impennata d'orgoglio e mi sono imbufalito contro la disinformazione, ovvero l'uscita di Redroni sui vaccini di qualche mese fa. Redroni e Leonora Pigliadori, difensori della salute degli infanti, no? E in realtà mi sono chiesto in quel caso, ma me lo chiedo in generale, il fatto che la TV abbia preso la par condicio della politica e l'abbia riapplicata a qualsiasi altra disciplina umana, inclusa la scienza, dove la par condicio non è esattamente un elemento centrale, perché la scienza non è democratica in questo senso, io lo dico sempre. È democratica nel senso che chiunque può dare un suo contributo al progresso della conoscenza umana. Però deve portare delle prove per dare quel contributo. Non è che chiunque può dare la sua opinione su qualsiasi materia, perché altrimenti a ogni generazione torniamo a perdere la conoscenza condivisa. Ora, ci deve essere, e qui arriviamo a quello che secondo me è uno
delle domande centrali che ti faccio alla fine, ci deve essere un patrimonio di conoscenza condivisa, perché altrimenti mettiamo in pericolo la democrazia. Sei d'accordo su questo? E soprattutto pensi che ci sia stato e ci sia un ruolo della televisione, non dico anche della televisione commerciale che sta tanto a cuore in questo, negli ultimi 25 anni che hanno fatto degenerare il dibattito e l'opinabilità su qualsiasi cosa? Perché poi questo è un paese in cui è difficile avere, per esempio in politica è difficile avere numeri veri, numeri reali, no? Io ho sentito l'altra sera, in 5 minuti, Renzi dire delle cose e Brunetta dirne delle altre, esattamente opposte rispetto ai risultati del governo. Ora, è possibile che non si possa mai partire da dei dati accertati? I dati accertati, ecco, ne parlavo questi giorni con Marco Girolami, che è il direttore della Trade Institute, uno statistico fantastico, stiamo scrivendo insieme un articolo proprio su queste cose, no? Perché Science ci ha chiesto una perspective su come la scienza dovrebbe affrontare la questione dell'information, e ovviamente abbiamo chiesto agli statistici, insomma ci siamo un po' riuniti, stavamo un po' confabulando con la storia, e Mark da statistico, cioè da statistico di quelli proprio tosti, dice beh, i dati dipende da chi li legge, che se non li tiene. Nel senso, soprattutto se l'argomento è particolarmente complesso, devo fare una differenza, il risultato elettorale è stato buono o cattivo per Renzi? Dipende da come lo leggi, nel senso, i dati effettivi parlano bene, poi in base a cosa lo metti in relazione, in base a come lo contestualizzi, all'ontologia di riferimento, cambia il livello di interpretazione. Qui siamo sempre di fronte all'incompletezza di Hegel, cioè non esiste una verità formale che sia universale, ma in scala a seconda del livello di assunzione. Sì. Però se il PIL sia cresciuto o meno, voglio dire, certificato da lì. No, assolutamente no, non dico questo. Cioè, infatti spesso mi dicono che sono... Poi ognuno la può interpretare, ma il numero della percentuale c'è. Chiaro. Alcuni dati ci sono. Chiaro, non sono per il relativismo filosofico, assolutamente, però dico che ci sono cose vere e ci sono cose false. Il dibattito la maggior parte delle volte si fa per argomentazioni strumentali su narrative. Quindi interpreto quello che mi conviene e me ne frego, ometto in caso il dato fosse verificabile o meno. Quindi questa tendenza al dibattito parte da sopra, ma in qualche modo è una caratteristica strettamente umana. Il ruolo della televisione è stato mostruoso. Questo fatto di darla par condicio, cioè stamina è stata promossa come qualcosa di in qualche modo plausibile, insomma, dando speranze a persone, giocando con la disperazione delle persone. Lì siamo insomma su qualcosa di abbastanza grave. Sicuramente c'è da prendere posizione rispetto a soprattutto a questo credo quasi religioso, cioè, però l'abbrigliatore, io onestamente non riesco ad avercela tanto con l'abbrigliatore, ciò più con chi gli dà voce in capitolo. Sì, perché lì ci sono. L'abbrigliatore è bellissimo. Bellissima, però manifesta chiaramente. C'è qualche problemino, diciamo qualche un po' di qualcosa, insomma ce l'ha, ecco. Quindi in qualche modo lì sta sublimando qualcosa di suo, comunicando agli altri, poi che ci siano pure cicli economici e tutto, ok. Stamina è più preoccupante, cioè stamina dove c'è lucro, esistono dei reati per queste cose qui e ci andrebbe data una. Allora, sul caso Stamina, un altro dei casi che mi hanno visto impegnato a perdere del gran tempo e della salute, penso sia salute fisica e mentale, per parecchio tempo, in realtà ci sono diversi elementi di cui parlare, perché il caso Stamina nasce in un periodo di social network, però in realtà si replica esattamente allo stesso modo di un caso molto precedente, che è il caso di Bella, e che in realtà ha avuto sostanzialmente lo stesso modo di dipanarsi. Con Stamina non siamo nemmeno arrivati alla famosa sperimentazione, perché poi qualcuno si è svegliato in maniera un pochino più, anche a livello politico, in maniera un pochino più forte. Però se uno ci pensa, nel 1998, quasi 20 anni fa, ci fu un'intervista di Mentana, eravamo proprio in questo periodo sotto Natale, un'intervista senza contraddittorio famoso professor Di Bella, in cui al professor Di Bella fu permesso di dire che la chemioterapia non ha mai curato nessuno, senza che ci fosse un contraddittorio e senza che, e lì vengo al ruolo della mia categoria, mi metto nei panni dell'imputato, senza che mai un giornalista contraddica qualcuno che dice delle cazzate in mani. Per esempio, mi viene in mente che Nicola Porro, nel momento in cui Redroni disse delle cose assolutamente insensate sui vaccini, ma la polio era scomparsa prima che arrivasse il vaccino, così la polio la differite, non ricordo più esattamente, che perché vaccinare contro il tetano, vedete forse dei bambini che giocano per terra. Ora c'è tutta una serie di cose che non avevano veramente benché meno senso,
Porro l'ha corretto solo sui nomi di Poggiolini e De Lorenzo, che era l'unica cosa che si ricordava perché faceva il giornalista di economia, per cui erano le cose che interessavano chi faceva il politico all'epoca. Quello con i dobloni che c'erano i sesterzi nei divanetti e nelle cose non era Lorenzo ma era Poggiolini, che era il direttore generale della sanità. L'ha corretto solo su quello, non l'ha corretto dicendogli guarda che sui vaccini tu stai dicendo scemenze gigantesche e non puoi permetterti di dire delle cose dichiaratamente e ovviamente false davanti a un pubblico di milioni di spettatori. Quindi il ruolo della TV in questo gioco di par condicio diventa secondo me abbastanza fatale, tutto sommato. Poi sul caso Stamina hai perfettamente ragione, lì è stato anche amplificato attraverso i social network, anche se in questo caso mi sento di dire che per una volta la stampa è stata un pochino più prudente di quanto non fosse stato nel caso di Bella, mentre invece chi ha alimentato tantissimo questa cosa, la famosa, adesso lo dico con un tono ironico, vedete il sorrisetto del padre, la televisione verità, che io odio a morte perché di verità non ha mai niente, per cui è la televisione post-verità anche quella, no? Per cui portare un bambino malato che secondo Vanoni aveva fatto dei progressi clamorosi significava cogliere emotivamente il tutto, e però in tutto questo non dimentichiamo che anche la politica ha perso il suo ruolo, perché al primo decreto Balduzzi il Senato votò unanimemente sì, con 279 sì e forse un astenuto, per la sperimentazione del metodo Stamina, sotto evidentemente la pressione popolare che era stata raccolta grazie ai servizi delle Iene, servizi estremamente emotivi, cose estremamente interessanti. Però a quel punto lì la politica ha completamente applicato il suo ruolo, forse perché la politica nostra è sempre in cerca di consenso, ma qui andiamo veramente da un'altra parte, andiamo a cercare di capire che cosa possiamo fare, perché io onestamente fino adesso non l'ho capito, cioè dico sempre che per quelli che fanno il mio mestiere, ormai in via di estinzione, cioè, mi vedete, sono un po' come i dinosauri 65 milioni di anni fa, aspetto meteorite e come è andata. Però ci sono due elementi che sono l'autorevolezza e la credibilità, che sono le uniche due cose che ci possono salvare. Passerà questa tempesta terrificante, passerà questo uragano e forse si salverà chi si è mantenuto, non dico puro perché nessuno è puro, ma chi è riuscito a fare un'informazione che mantenesse un livello di qualità tale da essere ritenuto credibile da una larga fascia della popolazione. Però non è che penso di avere dei grandi strumenti contro la marea montante della disinformazione, perché poi io forse lo dicevo 15 anni fa, quando tu hai l'informazione credibile che è un 1% o forse anche meno, un 1 per 1000 del volume dell'informazione condivisa in rete, e il restante 999 per 1000 in maniera bizzarra, ma è comunque rumore come lo dicono i fisici, rumore bianco. Chi ha gli strumenti veramente per vagliare quell'informazione credibile? Cioè, che cosa dobbiamo cambiare? Bella domanda. Non ci abbiamo tutte le risposte, nel senso un argomento di studio, un argomento che abbiamo in qualche modo imbrigliato un paio di anni fa, abbiamo cominciato a imbrigliare un po' i meccanismi. C'è da studiarne tanto per risolverlo. Abbiamo pensato insieme ad altri colleghi che l'unica strada è quella di creare delle sinergie a 360 gradi, quindi l'osservatorio, di nuovo, l'osservatorio si chiama Pandors, è il vaso di Pandoro che in qualche modo ha a che fare con il Pandoro. L'idea praticamente è proprio di dire il problema è questo, è molto meno che banale, è qualcosa di abbastanza drammatico. Tanto che oggi dalla Commissione Europea pure si sono accesi, abbiamo avuto un confronto con loro perché si stanno cominciando a preoccupare su come intervenire legislativamente sui social e quindi creare un'agenzia third party che in qualche modo monitori che cosa avviene sui social, perché non sono più uno strumento, cioè tu vai da Facebook dice no ma io sono uno strumento, poi ci metto dell'informazione e no, aspetta, il tuo algoritmo ha degli effetti che insomma okay, io non penso che sia l'algoritmo, ok? Scientificamente non c'ho proprio da dire che sia l'algoritmo, però se cosa sbaglio con i policy makers in qualche modo la cosa va considerata. Ma ti guarda, se non altro le cose che ti confermano di sicuro. Eh sì, ma quello lo facciamo già noi, nel senso, quello ce l'abbiamo proprio noi, no? Nel senso se sono in. Ma te lo manda lui poi? Sì, ti facilita il compito, cioè la statistica, l'intelligenza artificiale, tutta questa cosa che dicono l'intelligenza artificiale ci salverà, imita il comportamento dell'essere umano, impara dall'apprendimento, fa learning da quello che vede.
cioè hanno preso, faceva dire, insomma, il, che era durante la campagna Trump, Microsoft mise il bot, tale, questo bot a interagire con l'ecociamber di Twitter, e l'altro di 24 ore inneggiava Hitler e diceva frasi razziste, insomma. Il meccanismo è rotto, si ripristina creando delle sinergie dove la cosa importante è ritornare a comunicare, perché il problema è che, per esempio, nelle vaccinazioni, sì, c'è il fissato, c'è quello che va dal rallentatore, lì purtroppo, cioè, tu puoi fornire un'informazione, sta lui prenderla o meno. C'è però tutta una fascia di persone che in qualche modo rimane nell'indecisione, nella paura, e se la comunicazione arriva in maniera delicata e fatta del servizio. Questa settimana sono stato a Milano a un incontro degli ostetriche lombarde, e loro hanno creato tutto un piano di informazioni intorno alla mamma incinta per comunicare il rischio rispetto alla gravidanza. Io mi sono commosso, cioè la capacità di comunicazione che sono riusciti a, hanno studiato tutti dei meccanismi di comunicazione per, in qualche modo, per dire, conto se vaccini causi dei problemi al tuo figlio. No, hanno creato un modo diverso di dirlo, hanno creato un modo di sfruttare la protettività, protettività della mamma rispetto al figlio, facendogli capire che le persone con cui interagisci non sono gente col camice bianco che sta lì per dirgli quanto è imbecille, sta lì per aiutarla e in qualche modo guidarla in un complesso cammino, perché dal momento in cui una mamma decide di essere incinta, l'ansia è di casa, cioè il problema dell'ansia è il problema della produzione di informazioni false, delle narrazioni, più o meno è l'ansia, no? E dal momento in cui decide di mettere la mamma un figlio, l'ansia parte, cioè l'ansia, cioè tutto l'istinto materno di protezione e tutto. Quindi loro stanno creando, in qualche modo, stanno aprendo la strada di sperimentare a quello che è la comunicazione, a come va ripensata la comunicazione e come si fa. L'osservatorio alla fine tende a mettere insieme gli strumenti quantitativi nostri, degli psicologi, i giornalisti e istituzioni grosse, tipo il World Economic Forum, le PFL, insomma, vari attori. L'idea è quella di entrare a 360 gradi, cominciando a comunicare veramente, fare campagne di comunicazione veramente rispetto ai vaccini, sui topic che la gente sente per davvero, non come campagne poco fortunate che sono state fatte ultimamente. Non so di che cosa parli, non ho la più pallida idea di cosa tu stia parlando. No, forse Tantini di Dei ti ha lasciato il segno. Si ricorda di essere. Partorire. Con dolore, ovviamente, perché altrimenti che senso avrebbe? No, hai toccato dei punti importanti, e uno dei punti importanti secondo me è anche, allora, io negli ultimi anni, diciamo dal momento, dal giorno del terremoto, dal post terremoto dell'Aquila, ho avuto spesso modo di parlare con amici e colleghi tra l'Istituto Nazionale di Geofisica, Vulcanologia e Protezione Civile sulla necessità, sul problema della comunicazione del rischio. Perché poi quello lì è uno dei temi fondamentali, insomma, sapete tutti quanti, c'è stato un lungo processo con 3 gradi di giudizio, alla fine l'assoluzione per 6 di 7 imputati per non aver diffuso informazioni false, però in realtà ha comunque scoperchiato quella famosa riunione della Commissione dei Grandi Rischi e l'effetto che è uscito, ha comunque scoperchiato un problema grosso in un paese che abbiamo visto tristemente purtroppo quest'estate e quest'autunno è fortemente sismico, un problema grosso che però non riguarda soltanto i terremoti, riguarda in generale la comunicazione del rischio, perché il rischio di non vaccinare tuo figlio è molto più alto di quello di vaccinare. Perché rischia di contrarre determinate malattie gravemente invalidanti, come viene in mente la poliomielite o addirittura mortali, è un rischio che sarebbe bene non far correre a un figlio, visto che c'è una possibilità, insomma. Però hai toccato dei punti che sono secondo me assolutamente fondamentali, che è come fare a insinuare in qualche modo in maniera positiva il dubbio in quelli che si trovano nella zona grigia, perché mi pare che una quota fisiologica di quelli che credevano agli ultimi negli anni 50 eccetera 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 eccetera, che credevano, come dire, in maniera dogmatica agli UFO negli anni 50, ci credono ancora adesso, in realtà questi qui li dà in qualche modo persi, mi pare di capire, perché comunque c'è una quota fisiologica della società che farà delle scelte diverse indipendentemente da questo. Dobbiamo rivolgerci alla zona grigia. Il problema è ma come? Cioè tu dici in positivo nel caso delle ostetriche. Per esempio, anche ultimamente con i terremoti abbiamo visto.
visto nuovamente rispuntare l'idea del ma c'è chi li prevede e c'è chi va raccontando che li prevede, dopo che ci sono stati dice che li ha previsti. Pure un'elezione, insomma, con tutto questo c'è però un fattore centrale che secondo me è fondamentale, ovvero sia la sfiducia in tutto ciò che è istituzionale. No? Scienza compresa. Ovvero, scienza compresa, cioè la sfiducia nelle istituzioni che è partita dalla politica, ha fatto seguito, non lo so, comunque vicina all'economia, per cui è nominato il World Economic Forum, mi è suonato un campanello e dico certo, oggi il World Economic Forum si è dei poteri forti, Bilderberg, eccetera, 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 signoraggio bancario, chi si è visto, si è visto. Ora, come si fa a rendere di nuovo credibili le istituzioni? Perché il problema poi diventa quello. Perché la scienza è diventata un'istituzione, l'accademia, tant'è che tutto ciò che riguarda le faccende, le vicende pseudoscientifiche, tu senti dire la scienza ufficiale. Come ridare, come restituire credibilità a un'istituzione anche con la scienza, perché quello poi è il mestiere mio, tutto sommato, come si fa? Noi abbiamo un gran lavoro di fronte, cioè la scienza deve uscire dalla sua echo chamber. Cioè la scienza spesso e volentieri si è messa su quel piedistallo per cui parla dall'alto, se ne sbatte di chi la fruisce, e i taxpayers negli Stati Uniti, c'è il concetto di taxpayers, ogni università quello che fai va mostrato, va portato, vanno giustificate le spese dell'università stessa. Qui in Italia c'è una tendenza al partito del baronato classico, i vari che creano problemi a chi c'ha voglia di fare un'opinione, a chi c'ha voglia di lavorare, poi mi fermo se no magari poi mi comprometto. Cioè abbiamo comunque sia una realtà che in qualche modo tende a creare un'elite. Il problema è che l'elite non ha più voglia di pagare il prezzo di essere quell'elite, nel senso, cioè bisogna spiegare, cioè se tu fai scienza, non è che fai scienza perché sei bravo, perché sei intelligente, perché sei figo, no, fai scienza perché è utile socialmente. Utile socialmente, quindi la comunichi anche. La comunichi e infatti tutte queste iniziative che sono partite, della appunto Science, che sono bellissime, la notte dei ricercatori, ne vanno fatte molte di più. C'è da spendere molto su questo, cioè si dà fiducia, ritornando in mezzo alle persone, bisogna uscire dalla propria cochamber. Questo fa sì che, per esempio, abbiamo provato, c'è cioè, un esempio banalissimo, c'è cioè, una cretinata, sempre con io perché ho ogni tanto qualche idea data, perché cioè, forse distacco i numeri, uno deve inventarsi qualcosa di. Diversivo, no? Abbiamo fatto questa cosa di scienza e porchetta per la notte della non-dice, per la notte dei ricercatori a Lucca. Stato un esperimento fantastico, nel senso c'era molta più gente qua e c'era poi porchetta, la porchetta tira di più della. No, insomma, c'era la porchetta, c'era il vino e io non ho parlato dal pulpito, stavo in mezzo a loro. Abbiamo cominciato la discussione sull'esempio delle vaccinazioni, l'esempio di come le persone si informavano sui social rispetto alle vaccinazioni. E subito si è creata la classica situazione in cui c'era quella, ma la verità va detta. Sì, sono d'accordo con te, però la devi anche comunicare la verità, perché se tu parti così non è che uno lo persuadi tanto a sentirti e ad ascoltarti. Infatti poi subito usciva un altro, no, ma forse se lo diciamo in quest'altro modo. E partito tutto un dibattito, ad un certo punto io non ero più indispensabile nella moderazione, discutevano tra loro rispettandosi. Quindi ripristinare i punti di comunicazione, ritornare al rispetto, ritornare a imparare i paradigmi di comunicazione, soprattutto per chi fa scienza. Cioè se tu prendi il blog classico dello scienziatone, ti sciorina quel. E poi un'altra cosa, cioè, pure la riforma Gentile, ma non come pensata, cioè la speculazione pura, l'ermeneutica pura, non è scienza, è scrittura di romanzi creativi. La scienza si muove su tutti gli altri paradigmi e non sono equiparabili. Perché quello che dice la scienza è formalmente vero fino a prova contraria. Quello che sta scritto in un romanzo che viene passato per trattatistica in qualche modo accademica, non ha lo stesso valore, perché quella è un'intuizione. Quando ti dico, ma è confirmation bias, già si sapeva, no aspetta. Allora, Giulio Verne parla dei sommergibili nei libri e tutto. Fare un sommergibile è un'altra cosa, c'è un'altra difficoltà. Dimostrare l'esistenza del confirmation bias su larga scala c'è una fatica che non è. Esiste il confirmation bias. E bisogna in qualche modo rompere i personalismi, tornare a comunicare per servizio la scienza di uscire dalla sua echo chamber. Senti, io ti faccio un'ultima domanda, poi lascerei spazio anche a domande dal pubblico. Anna, dove è finita Anna Parisi? No, perché non mi ha detto quanto tempo abbiamo, io li tengo quasi fino a mezzanotte volentieri per quanto mi riguarda, però vabbè, ce lo farà sapere. Però io ti faccio un'ultima domanda in realtà, che è, hai nominato la riforma Gentile, giustamente secondo me, perché in realtà bisogna
cominciare a pensare a una scuola diversa, tutto sommato. Io ho una figlia che va in seconda elementare, sono un padre tardivo, per cui ho la bimba piccola, e mi domando se ha senso o se possa avere ancora senso una struttura della formazione che porta, per carità, io sono favorevolissimo al nozionismo, nel senso che intanto in camera sapere le cose, però c'è bisogno di crescere una generazione che sviluppi un senso critico un pochino più accentuato forse rispetto a chi li ha preceduti direttamente. Il problema forse viene anche a monte, chissà se abbiamo una, come dire, abbiamo cresciuto degli insegnanti per farti farlo. Per cui come si può fare a muovere o a smuovere un pochino il mondo dell'insegnamento o comunque la nostra istruzione da quel, come dire, dalla riforma Gentile che mi permette di dire vecchio. Vabbè, la riforma Gentile è stata concepita da un momento in cui Internet non aveva questa particolare, non era così forte. Però diciamo, per esempio, feci un corso per l'ordine dei giornalisti al comune di Figli di Valdarno in Toscana, e lì poi c'era l'assessore Giovincello Samuele, lui dice: perché non proviamo a fare un percorso sperimentale con i ragazzi di famiglia, come facciamo non alfabetizzazione digitale, ma proprio educazione al pensiero. Educazione al pensiero, quindi ritorno alla logica, strutturazione del pensiero, metodo scientifico, falsificabilità. Questo è quello che manca. Questo sì, bisogna in qualche modo, bisogna risettare un pochino le priorità e i pesi sulle materie che vengono insegnate, nel senso sì, la speculazione è una cosa bellissima e fantastica, la scienza senza speculazione non farebbe un passo avanti, ma le cose vanno verificate e questo passaggio manca, e dobbiamo in qualche modo fornire gli anticorpi. E poi ovviamente non parlo da, cioè, non c'ho nulla a che fare con la pedagogia, insomma io vengo da una formazione in informatica e insomma abbastanza quadrato per il mio modo di pensare, quindi non faccio molto testo. Però diciamo che la tendenza a entrare nei meccanismi, diciamo che io vedo due meccanismi che uscire dalla misinformation. Uno è di diffondere il problema, cioè infatti stiamo facendo il tour tipo DJ di provincia, cioè sto girando tipo per raccontare il problema. Raccontare il problema, rendere partecipi le persone del problema, dire ad ognuno che ha compito di ognuno rimboccarsi le maniche e fare qualcosa per risolvere la faccenda, creare delle sinergie, e oltretutto serve una maggiore sinergia tra università e formazione e comunicazione, perché la comunicazione sia fatta non per scopi diciamo altri dalla comunicazione stessa di servizio, e giocare molto sull'incentivo, cioè bisogna aumentare la penetrazione fondamentalmente. Cioè se faccio un post dove dico che i vaccini fanno bene, in qualche modo questo deve penetrare, il messaggio che deve arrivare, e devo inventarmi in tutti i modi possibili affinché questa cosa penetri. Sì, in qualche modo fortunatamente direi se ne sono accorti anche ai vertici in qualche misura, perché il programma Horizon 2020 della Commissione Europea prevede l'outreach, ovvero sia la comunicazione, tra quelli che sono gli elementi fondamentali per finanziare programmi di ricerca. Per cui in qualche misura questo messaggio è arrivato. Bisogna vedere fino a che punto penetra poi nel mondo accademico e nel mondo della scienza. Però io a questo punto ti ringrazio e smetto di farti domande, ma chiederei soprattutto se ci sono domande e interventi al pubblico, vedo alzarsi milioni di mani, cominciamo da qui e faccio una panoramica. Allora, io ho seguito il discorso sull'individuazione del danno, cioè qual è il vero danno di questo tipo di dinamica? Abbiamo detto che, per esempio, c'è sempre stato un core, un nocciolo che tende a credere a tutto, abbiamo detto gli UFO, ma potevano essere gli estremi, anche i miracoli si sono azzerati con l'internet. Quindi diciamo che questo nocciolo è abbastanza trasversale nella storia e nella natura umana e sta per conto suo, non ci si può arrivare, come si diceva anche col debunking, non vogliono ascoltare, non ascoltano, e quindi anche l'attività di spiegare quello che non è vero alla fine si perde, perché il problema è all'interno dell'individuo. Anche il fatto dei siti che sono l'altro agente di questa dinamica, che in realtà creano di proposito contenuti falsi, e si faceva
il problema che lei ha sottolineato, dicendo che è molto molto grave, che ci fanno i soldi, e secondo me quello è un problema comunque marginale, perché i soldi sono pubblicità e commercio, e il problema vero è lo spostamento delle opinioni. Opinioni che però, essendo, si spostano soltanto quelle lì che sono già abbastanza influenzabili, perché sappiamo, abbiamo detto che c'era un nocciolo che ci cade e un nocciolo che non ci cade. E quindi per me il problema sembra più quello dell'utilizzo che si fa con questi consensi che vengono manipolati. Hermes Maiolica con la sua bufala ha fatto comprare forse qualche cedrata in più o qualche frigorifero, quindi non ha creato un danno vero e proprio. Altro è chi invece ha fatto, non so, dei successi, come si diceva, elettorali, ed è quello il vero danno per la comunità. Cioè c'è un errore di contestualizzazione al discorso, sì. Nel senso, il frigoriferi che sono stati poi ampiamente abbandonati per le strade di Roma, come sappiamo. Nel senso, cioè, qui hai notato nel passaggio tu dicevi che c'è un nocciolo duro che sarà stupido e ci cascherà sempre, c'è un concetto che non ci casca, no, sono tutti imbecilli. Quella è la comunità scientifica, è stato pubblicato un articolo su PLOS, orrendo, quello sulla la capacità di diffusione della teoria del complotto, quello lì, quello aveva preso un sentimento su 4 punti, cioè io non so quell'articolo come sia passato su PLOS One, ok? Quindi diciamo che tutti quanti siamo proni ad acquisire informazioni, l'importante è che in qualche modo confermino la nostra narrazione, la nostra visione del mondo e il nostro modo di sentirci. E non c'è chi ci casca di più, chi ci casca di meno, ci cascano tutti. Cioè, se arriva domani la Science che ti fa lo scherzo e che dice che sono arrivati davvero gli UFO, tu ci credi. Cioè, non c'è uno che si salva su questo. E lo spostamento delle opinioni, no, su Facebook non sposti le opinioni, al massimo le rinforzi. Nel senso che le campagne elettorali sui social sono fatte per mobilitare delle persone, e non per far cambiare opinione, per persuadere. No, non dico per cambiare opinione, però prendere un contenuto vuoto e dirigerlo dove vuoi tu, perché tu prendi una rabbia cieca che non sa dove dirigersi e dici, boh, il sistema o quello o quell'altro, cioè sfrutti un malcontento che divora se stesso e te lo dirigi. Questo intendevo. Non andrei oltre con un dibattito tra voi due, passerei ai successivi. Algoritmi per la bioinformatica, invece di Sandro Skype 24, orrendo, me ne vergogno ancora, lascio stare, insomma, la mia mediocrità. Avevo due domande, in realtà ne avrei molte più, però per assumere tutte e due domande. Allora, la prima è se analizzando il vostro dataset e analizzando dirò una bestemmia, se c'è un preferential attachment di un nodo inteso come una persona verso un modulo più cospirazionista o più scientista, da questo punto di vista, cioè i nuovi utenti, come quando io un vacuum, no? Io prendo un utente che è completamente ignorante, che sia della scienza che del complottismo, entra con un social network, dove si dirige, ok? E se c'è una topologia, diciamo, scale-free, immagino, no? Minimamente, ok? E questa è la prima. E la seconda, invece, riguarda, è un concetto un po' più filosofico, quindi proverò a riassumere, citerò Richard Dawkins, che non me ne voglia, ovviamente, con i miei amici, ossia quindi la diffusione dell'informazione e quindi lo spreading di determinati concetti, in modo virale o comunque la comunicazione, che ne so, un motivetto, un'idea, eccetera. Questo mi sembra che sia questo il comportamento che c'è anche nella diffusione della controinformazione o comunque del bufalismo. Secondo lei, i social network da questo punto di vista stanno aumentando fortemente l'evoluzione di questi memi, cioè di questi concetti memici, c'è un modo, cioè anche la scienza stessa può sviluppare, tra virgolette, i suoi memi, intesi ovviamente non come memi che cambiano, ma come memi fissi che poi possono essere reinterpretati in altro modo per combattere, da questo punto di vista, i memi controinformativi? Allora, per la prima... Abbiamo anche lo streaming da rispettare. Intanto, no, io ve lo dico, c'è Walter Quattrociocchi, Antonella Vicini, Disinformation, perché non l'abbiamo nominato fino adesso, e invece sono, compratelo perché è interessante. A parte la prefazione, tutto il resto del libro è bellissimo.
ce l'erano quelli. E allora la rete Facebook non è scale free, la dinamica su Facebook non è scale free, è un blob, è un grafo densissimo, c'è cioè una densità enorme, per cui le caratteristiche topologiche, stiamo finendo un articolo, lo pubblichiamo entro fine anno, in cui dimostriamo che i pattern strutturali, cioè le caratteristiche della rete lab, c'ha poco senso. Per le cose che prende il topic, che è il riferimento. Solamente il topic, cioè un complottista, un bufalario si comportano allo stesso modo, prende soltanto la narrazione che scelgono. Dall'altra, se esiste una competizione tra meme per, no? Perché l'utente, abbiamo fatto uno studio che abbiamo comparato le dinamiche su Facebook e su YouTube per vedere se in qualche modo il pattern era simile, identico. 3 like, 3 commenti, tu stai dentro le vocine, 3 e basta, ma stai là dentro e non ti sposti più, rimani trapper. Tienilo, a questo punto è ben 2. L'utente. Ciao, buonasera, domandina proprio semplicissima. I topic, cioè come individuiamo i topic in un panorama di questo genere? Cioè, abbiamo parlato di cose come appunto complottismo, scientismo e così via dicendo. E come facciamo a individuare altri topic magari nascenti rispetto ad alcune cose? Perché una cosa è, come dire, avere un tipo di ragionamento su dati che abbiamo, e un'altra potrebbe essere quella di avere un certo tipo di predittività. Sì. No, il rewarding detection sui topic, infatti tu, cioè, rispetto come a... Come proviamo? Ci riusciamo già a fare. Nel senso abbiamo messo su delle combinate di algoritmi che praticamente che facciamo scanning di quello che sta succedendo, segui gli utenti che hanno determinate caratteristiche, sono quelli che acchiappano dei topic, con alta probabilità sarà uno dei topic che esploderanno. Oltretutto si combina come il topic viene presentato dalla pagina e come il topic viene percepito. Per esempio, abbiamo analizzato il Brexit, è bellissimo, il climate change, cambiamento climatico. C'è il concetto di educazione, di istruzione negli Stati Uniti, l'Echo Chamber Pro ha una considerazione altissima, viene presentato in maniera altissima e commentato benissimo. In quelli che sono contro è una delle, cioè tipo dire una parolaccia per chi è contro. Quindi ci sono proprio dei topic che in qualche modo identificano le Echo Chamber. E giocando su quello, sulla percezione dei topic, siamo in grado di fare il rewarding. Cioè il rewarding significa comprensione breve, cioè nel senso lanciare delle flag, aprire delle... Non ho perso l'italiano, l'ho perso completamente. Un avviso precoce sui topic che potenzialmente hanno alta probabilità di contenere informazioni fasulle. Vero che sei stato un po' a Lucca, però mi sembrava che anche lì parlassero, eh? Sì, no. Allora, buonasera, intanto complimenti eccetera per la presentazione. Mi chiedevo da medico, vedo la letteratura scientifica non è perfetta, la letteratura scientifica medica è ancora meno perfetta rispetto, ancora più serie di opinioni, controversie eccetera. Molte volte mi sono trovata a combattere contro amici, magari complottisti, complottari e tutto, e mi citavano articoli presi da PubMed, una riga di un articolo del 62 pubblicato su Topolino, eccetera. Ora, un tempo sicuramente non c'era questa accessibilità a fonti ufficiali, e il fatto che chiunque con un computer possa andare su PubMed, Digest, JAMA, New England, quello che sia, può creare un problema. Cioè, loro dicono, lo fai tu, lo faccio anch'io, la mia opinione vale quanto la tua. La dinamica è esattamente quella. Cioè, la dinamica viene chiamata quella della disintermediazione, nel senso, cioè, non c'è più un filtro di mezzo, quindi ognuno accede, ognuno se la racconta, se la aggiusta e la costruisce come meglio crede. C'era uno degli scherzi che venne fuori dalla pagina Simple Humans, era proprio su questa storia del Californio, che veniva utilizzato, Californio è un elemento chimico che praticamente serve per accedere alle centrali nucleari, e che veniva utilizzato per uccidere le zanzare nei parchi, state attenti ai cani perché gli era problemi. E sotto c'era gente che diceva no, non è vero, e come risposta, come giustificazione, qualcuno postò una ricetta scritta in islandese che valeva come documento, cioè nessuno gli fregava nulla di cosa fosse scritto dentro, bastava il documento, e quel documento, ah sì vabbè, ma queste prove che te le ha date? Vabbè,
leggi il documento e capisci, se non capisci l'islandese il problema è tuo. Quindi si fonda tutto sull'incomunicabilità. Tra l'altro, prima, poco fa, hai tirato in ballo la questione drammatica della peer review, che è un altro, come dire, un'altra ferita aperta in questo momento, ma se cominciamo a parlare anche di quello andiamo a casa giovedì, per cui credo che sia tardi. Devi spiegare il Pandoro, però. Il Pandoro, poi te lo vabbè, prima facciamo, lasciamo spazio alle domande serie, perché poi io sono milanese, per cui è poi un conflitto. Senti, io da fisico pensavo un po' a Enrico Fermi che giocava nella vasca di pesci con i neutroni a mano. Il tuo gruppo, l'altra volta l'ho visto, eravate poche persone, avete fatto una cosa eccezionale perché avete tirato fuori dei risultati in poche persone, con pochi mezzi, perché non penso che avete i server di Google e altro. Ora, la domanda che mi chiedo... Ma proprio no, guarda. Esatto. Dico, la domanda che mi chiedo, se questa cosa tira, e tira veramente, ci saranno dei gruppi, qualcuno che inizia a mettere dei soldi in maniera concreta su queste cose per, in qualche modo, manipolare la rete o manipolare le opinioni, perché... Allora, quando noi cominciamo su questa cosa qui ci fu magica, io non c'è questa cosa negli Stati Uniti, stavo a Boston, a caso venne uno dell'NSA a fare un seminario, ci spiegò, insomma, loro lavoravano loro, dicevano che fanno, loro dice cognitive inoculation, loro la fanno dai tempi della guerra del Vietnam, queste cose qui, non mi stupirebbe che già lo stiano facendo. E il problema è che Facebook, Twitter, onde evitare questo tipo di problematiche, devono capire che, avendo un ruolo sociale importante, devono permettere a istituzioni di alto livello di avere un controllo, perché vanno monitorate. Perché se noi monitoriamo, siamo quelli in grado di capire se c'è qualcuno da fuori che sta facendo casino. Adesso stiamo lanciando un progetto con la NATO contro la propaganda russa, stiamo per vedere proprio l'effetto di manipolazione che queste cose hanno. E lì io ce la mandi buona, anche perché insomma gli accorsi non rimangono un po' proprio, cioè, abbiamo una voce molto alta e sicurezza del sistema informativo. Ma io ricordo questo, successe cose strane anche con gli accorsi, con cose abbastanza gravi, gli accorsi negli lascia aperti, si ritorna a capo e capace di si arrovinare. Tanto buonasera, complimenti intanto per il lavoro, abbiamo già acquistato, possiamo dare detto canzone. Però mi riserverò chiaramente per tutta la parte dei dati metodologici, perché mi interessa molto, perché credo che sia di fondamentale importanza che si faccia ricerca su questi argomenti e non si lascia la speculazione. Tuttavia ti volevo un po' riportare e sollecitarti su alcune questioni che sono venute fuori, poi chiaramente dovremo andare molto rapidamente, rispetto a quello che a mio avviso sono anche dei limiti che riguardano sia la ricerca che la formazione. Cioè, giustamente prima si diceva come ne usciamo da questa cosa. Allora, una premessa, intanto vabbè, lo sai benissimo, lo sappiamo benissimo chi fa poi ricerca in questi ambiti, che si tratta di questioni su cui esiste una letteratura scientifica assolutamente sterminata. Io per tanti versi il discorso, la riflessione, gli studi che si fanno sulla rete, a mio avviso si tratta dell'ennesima volta di una società di massa che ha caratteristiche differenti, no? Però se tu vai a vedere i grandi studi, le grandi ricerche sulla società di massa, la psicologia delle folle, certe attenzioni, il gruppo di riferimento, erano emersi. Da questo punto di vista, a mio avviso, sarebbe interessante, anche in linea con cui, con gli argomenti con cui avete fatto ricerca, sarebbe ragionare sulla condizione, no, del sapere nell'epoca che stiamo vivendo, perché se da una parte, come dire, è uscito dalle torri d'avorio, dall'altra ha perso autorevolezza e credibilità. E forse le tendenze che ci portano poi a e portano a generare notizie false, no, o disinformazioni o comunque visioni alterate, sono le stesse che portano idee, teorie, studi a essere considerati originali anche. Però su un altro punto ti volevo portare, perché gli stimoli sono tantissimi. A mio avviso, ed è venuto un po' fuori, anche se secondo me, forse leggendoli anche in altre cose, sei portato e sei in prospettiva della interdisciplinarità, perché a mio avviso uno dei limiti anche proprio della, non solo della nostra scuola e dell'università, ma di tutti i percorsi di ricerca che caratterizzano, insomma, che lo vuoi a livello europeo, è proprio la questione di quelle che qualche anno fa chiamai le false dicotomie. E su questo un po' ti volevo sollecitare, quindi partendo, che poi mi auguro anche che si rimanga in contatto per discutere
poi di questo lavoro. Cioè, uno dei limiti che a mio avviso, di cui poi pagheremo anche un dazio pesantissimo anche negli anni a venire, sono false dicotomie legate ad esempio a questa separazione. La nostra scuola e le nostre università sono costruite e progettate secondo logiche di separazione. Noi viviamo ancora intorno alla separazione tra formazione umanistica e scientifica, tra conoscenze e competenze, no? Per tutta la retorica schiacciata sul fatto che servono solo le competenze. Questo secondo me anche ci ha portato anche a questa idea che sia importante solo saper fare. Ma a mio avviso c'è anche un altro elemento, cioè in ciò che è legato a ciò che noi consideriamo scienza. E tu più volte sei tornato su questo aspetto, ma il mio non è un intervento assolutamente in chiave polemica, solo di approfondimento del tema. Cioè mi è sembrato venisse un po' di nuovo fuori dalle tue parole, al di là di tutti gli aspetti che condividevo in pieno, perché lo dico, mi occupo da tantissimi anni di educazione, formazione critica e quant'altro, che ci fosse di nuovo questa sorta di convincimento che sia scienza solo ciò che è espresso in numeri e in dati quantitativi. Mentre a mio avviso c'è una dimensione che va oltre. Premetto che, ripeto, non si tratta di una critica, però vorrei capire effettivamente da te se questa mancanza di una interdisciplinarità, che significa anche connessione metodologica, no? Nella costruzione dello spazio del sapere, dello spazio dei saperi, possa essere, costituisca un limite in quello che noi andiamo un po' a costruire. Perché questo riguarda, subito davvero chiudo, anche la cultura della comunicazione. Su questo non mi posso soffermare, anche se noi paghiamo un ritardo pesantissimo su questo. Per molto tempo abbiamo pensato che la comunicazione la potessero fare i tecnici. Poi ci siamo accorti che forse il problema era un po' più profondo, e anche riguarda i profili, le competenze e quant'altro. In realtà noi prepariamo comunicatori a essere venditori, e confondiamo la comunicazione con il marketing. Scusa, l'ho detto un po' in pillola, ma... Allora, è una questione molto complessa, molto interessante. Calcola che io passo le prede dell'inferno perché sono considerato un ibrido strano nel tipo di applicazione interdisciplinare. Cioè siamo un sistema italiano che se tu c'hai un PNAS ti dicono che è interdisciplinare, quindi non lo valuto. Poi fai negli Stati Uniti magari è un po' diverso. Io ho cominciato con lui, quello lì, la prima ricerca l'ho fatta con Mario Paucci. Lui è un fisico e lavoravamo nell'ambito della psicologia sociale. È abbastanza avanti quando sei arrivato da noi, noi abbiamo solo riacchiappato da un periodo, poi lanciato. Però insomma ha cominciato con Rosaria Corte, con lui, e le scienze cognitive, approccio filosofico alle problematiche delle scienze sociali. E io vengo da una formazione strettamente informatica, quindi diciamo il dibattito interdisciplinare è stata la carta che invece... Allora, mi hai risposto. Cioè, perché poi da Rosaria Conte sono stato spedito da Vespignani, che è la parte un po'... Alex è uno degli scienziati più bravi che io abbia mai conosciuto, oggettivamente. È un fisico bravissimo, il problema è che quando parlavamo di queste cose, le testate si sono sprecate, perché lui bastava l'equazione del campo medio, facevi tutto. Poi piano piano siamo arrivati ad una comunicazione, lui c'aveva ragione su un sacco di cose, lui diceva ma le cose che fai tu sono da sociologo, e lui è un sociologo, io. Un sociologo mi percepisce come qualcosa di abnorme, sta cosa ancora la pago, insomma, quindi sì, cioè... No, però per esempio è interessante vedere come nelle comunità scientifiche questa separazione, soprattutto quando vai all'estero, come tu dicevi, è assolutamente superata. Sì, perché sì. Quando tu lavori con i fisici che si occupano di complessità, usano l'uno e le morene, che non sono fisici. La cosa più bella degli studi nostri, il premio più bello, in qualche modo, la cosa che ci ha dato più soddisfazione è stato che c'è scritto Cass Sunstein, che è il consigliere della Casa Bianca, sì, Cass sì. C'ha scritto, scrisse a Michela, del Vigale aveva fatto l'articolo, e scrisse tipo wonderful work, congratulations, this work is path breaking. E Michela mi spiega, dice, ma Walter ha scritto un tale Cass Sunstein, lo conosci? E io ho sbiancato di mono nell'idea che ci avesse contattato lui, ci abbiamo parlato, ci abbiamo interagito, e lui è uno che si occupa di economia comportamentale, sociologo, e ci abbiamo avuto un dialogo, ci abbiamo avuto un dibattito, cosa che in Italia, anzi, allora se fai dagli umanisti ti dicono, ah tu fai solo numeri, vorrei capire il metodo scientifico, e tu dici, aspetta, prima studia statistica, ora parliamo, quella è la risposta. Dall'altra parte vai dal fisico e ti dice, no, però queste cose si fanno con l'effetto emergente in campo medio, e tu dici, aspetta. È piano e non è proprio così semplice, e quindi cioè, stando in mezzo sì, ti paga bene, nel senso alla fine riesci a fare cose importanti, ma riuscirli a fare è una fatica sacrosa. Un'altra domanda, allargando ulteriormente il ragionamento sulle scienze e sulle materie, tutto questo porta a inevitabili decisioni di carattere giuridico, ne ha accennato qua e là. E
la sensazione è che su questo il sistema giuridico, delle regole giuridiche, sia molto, 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 molto più indietro della vostra ricerca. Se si pensa che, adesso una piccola battuta, agito, come sapete, tutte quelle regole di Facebook, di Twitter, eccetera, tutti i social non sono monitorati da Agcom e non, quindi è permessa la campagna elettorale nelle famose 24 ore con preso di silenzio sui social, cosa che infatti puntualmente tutti hanno fatto. Allora c'è una, come dire, un rapporto, vi parlate tra giuristi e ricercatori, perché qua lei ha fatto qualche battuta sull'Unione Europea, ma insomma veramente qualcuno che dica, perché peraltro adesso abbiamo parlato dei fenomeni sociali, no? Però ci sono delle cose che riguardano la persona, cioè la famosa ragazza che si è suicidata per... quella è una roba che ci deve essere qualcuno che costringe quando c'è una cosa che viola la persona o comunque una cosa che dice delle fesserie palesi, tale da indurre comportamenti pericolosi, che dice che tu devi chiuderla, questa roba da tolta immediatamente, non con la lentezza della magistratura ma con la velocità della rete. Questo è un problema molto grosso, credo. Allora, io sono rimasto molto contento del fatto che finalmente, dopo il coverage mediatico, dopo il problema, la questione sia diventata finalmente una questione da affrontare anche in ambito legislativo. La Boldrini ci ha convocato in Camera dei Deputati la settimana scorsa proprio per far partire il dibattito su questa cosa. Partirà una stesura di un documento in cui saremo chiamati con altri debunkers, soltanto noi dalla parte scientifica e altri debunkers, non parliamo fuori di quelli che non sono quantitativi, questa cosa per me è una vittoria. E il, cioè nel senso, perché per ovvi motivi poi te la conto. No, ma poi puoi parlare, io sì, no, ma se non vorrei che qualcuno mi picchiasse dall'esterno. E quindi fondamentalmente l'interesse c'è. Poi c'è stato l'autorità garante alle comunicazioni sulle piattaforme della comunità europea, pure mezz'ora dopo che in Italia aveva vinto il no, mi è arrivata l'email dicendo molto interessante, forse ora che... Ma secondo te, che ci ho parlato oggi, che ruolo c'ha Facebook? Ha fatto Facebook, c'ha un ruolo, c'ha una legacy. Praticamente stanno cercando di disegnare una legge, ma ha creato un'entità terza che faccia monitoraggio, monitoring continuo su Facebook e su quello che avviene sui social in generale. Sembra che ci sia la volontà politica in comunità europea per affrontare la faccenda, adesso che più ci avanti buona, insomma, è un passaggio notevole. Sì, se posso fare una piccola aggiunta alla sua risposta, c'è un'infinità di campi che hanno a che vedere con i progressi, peraltro vertiginosi, della scienza dei giorni nostri, in cui il legislatore non è in ritardo già di anni, se non di decenni. Penso in biologia, biotecnologia, di nuovi strumenti di modificazione del DNA, genome editing e queste cose qui. Dove c'è una comunità scientifica che si interroga sui limiti etici e si è data dei limiti etici, in realtà per esempio nel Regno Unito ci sono leggi abbastanza stringenti in questo senso, ci sono delle legislazioni in evoluzione, dopodiché ci sono i cinesi che stanno già facendo le sperimentazioni sugli embrioni, per cui voglio dire, in realtà laddove il legislatore o non esiste o non si occupa o pensa addirittura, tutto sommato, che sia un vantaggio avere un vantaggio competitivo in quel senso, per cui se ne strafrega allegramente dell'aspetto bioetico, tutto sommato ci sono sono già oltre l'ipotesi di fare leggi o comunque l'ipotesi di normare, perché sono già passati all'atto pratico, e non è soltanto in questo campo, in una marea di quelli che riguardano soprattutto le scienze della vita, per cui in realtà lì il legislatore è sempre molto molto indietro. Per esempio ultimamente si è parlato tanto di neuroscienze in tribunale, e anche queste qui sono cose sulle quali, insomma, quando si portano determinate cose come risonanze magnetiche funzionali per mettere in discussione il libero arbitrio, allora lì comincia a diventare un pochino, come dire, comincia a diventare davvero problematico, perché non ci sono, dal punto di vista dei giuristi, gli strumenti scientifici per affrontare esattamente quei tipi di temi. Credo che ci vogliano decenni, e probabilmente con dei ritardi che ci vanno accumulandosi ulteriormente. Io però ho la domanda finale, sto Pandoro, perché io sono un milanese, ho una passione per il panettone, notoriamente, ho una madre veronese che ha una passione per il Pandoro, però lì c'è il conflitto familiare, ma
lui è fissato con Pandoro's Box, non Pandora, è Pandoro. Per sì, cui... diciamo, allora, su Facebook uno dei modi per rompere la polarizzazione è prendersi poco seriamente, quindi il cazzeggio è una cosa sana, buona e giusta, il fonte di relax. Tra tutto c'è questo gioco dadaista, cioè c'è un gioco dada che si chiama il cadavere squisito, no? Che consiste praticamente in scrivere una parola, poi quello dietro di te scrive un'altra a seguire da quello che hai scritto tu, e così via, soltanto leggendo la persona precedente a te. Alla fine si crea una catena di scrittura in cui non c'è il senso sulla storia. E quindi fondamentalmente, insieme a alcuni tizi che insomma frequentano su Facebook, la tendenza è proprio questa, cioè creare dei discorsi completamente surreali, e tra questi, in una di queste discussioni, nacque l'idea, era esploso il vaso di Pandora. Pandora però che fai? Soltanto la questione gender se la prendono sempre male con Pandora, prendiamocela con Pandoro, Pandoro's Box, la scatola di Pandoro, dentro il Pandoro c'è il gatto, dentro il gatto, quindi il gatto di Schrödinger stava dentro la scatola di Pandoro, quindi era un delirio su sta cosa qui, e tutto per prendersi, cioè diciamo questa tendenza a prendersi un po' poco seriamente, insomma, chiedo bene. A questo punto devo fare una domanda a Antonella, ma come faccio a scrivere un libro con questo? Scusate, per sapere, per curiosità. Allora... inizialmente è stato un po' complicato, perché lui parte con i suoi deliri e io cercavo di stare dietro e cercavo di capire. In realtà io capivo quello che diceva, poi una volta finita la conversazione avevo una tale confusione in mente che lo richiamavo punto punto, senti, ma questa cosa come la vogliamo fare? Così a un certo punto credo di essere diventata un po' pazza come lui. Ecco, grazie. Questo mi sembra un benissimo finale. A questo punto la domanda per tutti quanti, ma non ci avete fatto. No, allora, vi ricordo, Disinformation, la domanda di Cini, altre quattro cose, grazie di tutto e buona serata a tutti.